Buongiorno a tutti. Allora, ho appena scoperto di essere a casa da sola. Mi piace un sacco essere a casa da sola la mattina. Allora, cioè, mi sono svegliata, ho letto un pochettino e adesso mi preparo la colazione. Sono tipo le 10. Onestamente non so cosa mangiare per colazione. Pensavo al porridge. Se no, ho tipo questi cereali qui, che sono dei cereali proteici, li potrei mangiare con latte. Potrei fare una colazione easy. Però voglio avere la pancia. Oddio, cos'è? Però voglio avere la pancia piatta per stasera. Quindi. Non lo so. Non lo so. Mi sa che faccio tipo il fettà, mi su. Ingredienti: pavesini. Un pacchetto di pavesini. Poi latte. Io non bevo latte di mucca perché mi fa stare male. E poi yogurt greco, io ne ho solo metà perché ieri l'ho mangiato ma non ho mangiato metà. Quindi faccio anche un po' di porridge perché sennò poi è troppo poco. Quindi facciamo un po' di porridge veloce. Sia il porridge che il caffè sono pronti. Però adesso il caffè lo diluisco con il latte perché non voglio fare troppo caffè. Comunque, ieri io sono stata male, cioè avevo il raffreddore, ce l'ho ancora oggi il raffreddore, non faremo finta di niente. E avevo la febbre e mi è arrivata fino a 37,8, quindi era anche abbastanza alta. E ieri ho preso così tanta roba che oggi sto bene, ma poi raga, cioè ormai io non potevo stare male, anche se fossi stata male sarei comunque andata alla mia festa di compleanno, quindi ho manifestato di star bene e oggi infatti sto benissimo, cioè la febbre non ce l'ho sicuramente, magari adesso me la misuro per sicurezza, ma sono sicura di non averla. Allora, qui vado a mettere soltanto un po' di miele, perché il cioccolato lo metto dopo, mi sa. Anzi, mi sa che lo devo mettere adesso perché almeno qua è caldo e si scioglie subito. Raga, solo che ho il cioccolato così, quindi mi tocca tagliarlo. Eccolo qui, raga, non vedo l'ora di mangiarlo, guardate quanto è bello. E niente, adesso me lo mangio, me lo gusto mentre guardo Gossip Girl. Sono docciata, ho fatto skin care, tutto quello che dovevo fare e adesso vado in centro perché devo andare a prendere delle cose che mi servono per stasera. Questo è il fit, anche se molto semplice, scarpe Adidas, jeans Liu Jo, maglia Sider, giacca Zara e borsa, questa marca qui che in realtà non mi ricordo, però l'ho presa a Londra. Se poi mi ricordo o la chiedo a mia mamma, ve la scrivo qui o invio. Allora, sono andata da Sephora e adesso sono andata in realtà perché sto cercando un olio corpo brillantinato, perché voglio un olio corpo brillantinato, ma non trovo niente. Mi ha preso gelatino. Mamma, fai vedere ai miei seguaci cosa abbiamo preso a papà. Allora, aggiornamenti, ho mal di pancia, ma tanto ormai sono abituata. Ho messo a posto la camera perché sennò non riuscivo a ragionare e ho messo, diciamo, tutte le cose che mi servono in giro per fare, capito, per esserci veramente. Adesso vado a depilarmi, cioè a mettere la crema depilatoria e niente, poi mi faccio la doccia e che sarà una bella everything shower, faccio scrub, peli, tutto, tutto. Li lascio sciolti e non me ne frega niente. Adesso faccio lo styling e li lascio sciolti. Sto cercando di far fuoriuscire tutto il buco dal mio naso da 10 minuti e mi sono tappate le orecchie da quanto so. Allora, cominciamo il make-up. Ho già fatto skin prep, ovviamente.
Allora, adesso vado a fare le sopracciglia che io non ho mai fatto le sopracciglia e oggi le farò per la prima volta nella mia vita perché vedete che sono un po' diverse e oggi dobbiamo essere perfette. Allora, vado con questo pennellino molto sottile, questo qui, adesso mi invento qualcosa e vado a mettere il colore sulla mano. Dimmi. E poi con questo qui vado a sfumare. Rendere uniforme, voglio cercare di rendere il più even possibile, cioè il più simile possibile, quindi vado proprio a sistemare, vado proprio a cercare il pelo dell'uovo. Ok, vado anche un po' con la matita. Adesso vado a fissare con il gel sopracciglia, io uso questo qui di Benefit, sperate che ci vedo meglio così. Raga, comunque a me truccarmi viene mal di schiena, vi giuro. Ok, mi sembrano abbastanza even. Adesso vado con il correttore a fare quella roba 2016. Allora, una volta lo facevo sempre, tipo così, poi com'è? Così, così, roba del genere. Vado a mettermi un po' di musica e continuo un po' da sola perché con la musica faccio tutto 3 volte più. Eccomi al bronzer, raga, ho usato questo puff di Sephora, vi giuro che mi ha tipo mattificato il fondo e me l'ha reso ancora più coprente, no kidding. Raga, io non ho mai usato la cipria di Charlotte Tilbury, questa, perché l'avevo regalata a mia mamma. Oggi la voglio usare perché è il mio birthday. Raga, questo brufolo. Ah, ma devo, perché? Devo prima mettere il correttore ancora. Meno male che voglio lasciare sit e vado a spruzzare spray fissante di Carlotta. Ok, adesso proverò davvero per la prima volta questa baby. Questa baby. Non so se siamo pronti. Non so se siamo pronti. Io non sono pronta. Allora. Wait. Ripeto, è un birthday makeup, quindi ovviamente adesso faccio anche un pochettino di baking con la mia cipria di Dior. Nel frattempo che la cipria cucina, noi andiamo a fare gli occhietti e vado ovviamente a utilizzare la palette di Extravaganza. Allora, come primo colore vado con questo burro e lo vado un pochettino a mettere su tutta la palpebra, lo porto un pochettino così. In camera mia non c'è più luce. Per me truccarmi non è un momento di relax, è un momento di lavoro, di stress, di arduo. Ok. Ok, qui la luce è nettamente migliore, ci vediamo quando ho finito il make-up occhi. Non so se sapete. Ho scoperto di essere un Therian gatto. Adesso metto. Come lo vedete? Vado. Male. Sono nella pasticceria, pronta a ritirare la torta e lo scappo dal mio occhio. Ma ci puoi fare foto così? Vittoriamoci ancora un po' perché non si sa mai. Un po' le gambe anche, ovviamente. Passere il vostro heart-shaped sunglasses. Adesso dico buon appetito a ogni singola persona. Buon appetito. Buon appetito. Grazie. Vediamo effettivamente. Sì, però sai che faccio cantare, non sai cantare io. Ok, vai, ciao. Mi smile. Grazie.
suonato. No. Wow, che cos'è? Ma non sapete scrivere. No, non ho la serata è finita, siamo in tre. Siamo io, Caro e Bea. Adesso provo il regalo di Caro. Allora, oddio, spegni la luce. Siamo i nuovi Sturniolo. Chris, Nick. Ah, però io dovevo stare. Vabbè, no. Uguale. Ah, ma tu dovresti stare dietro. Dovresti stare dietro e davanti. Dovrebbe essere Nick, Matt Guida e Chris. Stranissimo. Perché, cioè. Ma che situazione era? Ma no, 203. Il fatto che il mio make-up sia così perfetto dopo ore. Sono proud, è tutto grazie ai mille spray fissanti come si mi hanno tirato un pugno. Dai, parlo e c'ho un filo in bocca. No, effettivamente fa un po' schifo. Forse? No, sto per piangere, sto per rimuovere questa bellezza. No. Come faccio? Adesso la farai, vieni. Non la lascio. Amo, non ti asciugare. No, dobbiamo fare skin care. Ok. Vai, fai così. Vieni qua da tu. Così, quando fa la schiuma, te lo metti in faccia. E niente. Leviamo i denti. Amo, io clean girl per tipo le cose che faccio, però per lo stile non. Sono una persona completamente diversa. E adesso andiamo a fare uno spuntino delle... Amo, che ore sono? 2:15. Perché io non ho praticamente mangiato niente perché avevo mal di pancia. E... perché... Amore, anche tu hai mangiato tanto. Hanno una cultura cinematografica. Cioè, lei non l'aveva mai visto. Ragazzi, il nostro spuntino delle 2:30. E l'ho lasciata lì a guardare il Diavolo Veste Prada. Perché, cioè, raga, non puoi non vederlo. Almeno 11 volte nella tua vita lo devi vedere. Raga, sono piena. Ma raga, vi giuro che ho mal di pancia fortissimo. Quindi non sono riuscita a mangiare tipo niente, adesso do un biscotto al mio cane. Che stanchezza, voglio proprio mettermi nel letto. Allora, stiamo facendo colazione. Ho preparato il porridge a me. Che caro. Ieri siamo andate... A che ore siamo andate a dormire? 3:15. Però mi sento abbastanza sveglia. Non mi sento...